La nascita dei comuni. A partire dall'undicesimo e dodicesimo secolo nacquero, soprattutto nell'Italia settentrionale, nuove forme di governo autonome rispetto ai poteri precostituiti dell'epoca del basso medioevo, quindi parliamo da una parte l'imperatore e dall'altra parte il papato, queste nuove forme di governo chiamate comune. I primi comuni si diedero un'organizzazione autonoma e spontanea. Combatterono anche contro truppe imperiali e feudali, erigendo mura di protezione e conquistando territori intorno alla città, comunque dichiarandosi indipendenti da altri poteri. I primi comuni furono Milano, Firenze, Genova, Bologna e avevano un'assemblea popolare, una sorta di parlamento chiamato arengo, composto da una rappresentanza delle diverse componenti della città. Piccola e grande nobiltà, borghesi come mercanti artigiani che sceglievano due o più consoli per amministrare il comune. In città convivevano diversi ceti sociali che contrapposti si contendevano il governo della città, non sempre in modo pacifico. Dal XII secolo i comuni aumentarono il loro potere economico grazie alle attività artigianali e mercantili e crebbero il loro territorio conquistando la campagna circostante, definita contado. Nel 1155 d.C. fu incoronato imperatore Federico I Hohenstaufen di Svevia, detto il Barbarossa, in quanto aveva i capelli e la barba rossi. Egli, dopo aver sottomesso al suo potere i feudatari tedeschi, era deciso a restaurare il suo antico potere imperiale sia sui comuni che sul papato. La sua decisa volontà introdusse anche in Italia la divisione tra Guelfi, vicini al Papa, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore. Il Barbarossa scese più volte in Italia con l'obiettivo di ripristinare il suo potere sulle città, sul Papa e con la finalità di abbattere lo strapotere dei Normanni nell'Italia meridionale. I comuni non accettarono le richieste dell'imperatore formulate nella Dieta di Roncaglia nel 1158 perché le sue richieste prevedevano una rinuncia sostanziale alla indipendenza da parte dei comuni.